siamo alla presentazione di uno dei progetti più interessanti sul panorama internazionale. Si tratta della collaborazione nata tra il gruppo italiano Arcotecnica e il colosso cinese a partecipazione statale Jihua Group. Andiamo a sentire dalla voce dei protagonisti di che cosa si tratta. 35 destination center in progetto, però si tratta di un progetto turistico più che real estate. In che senso? Ma nel senso che non siamo davanti a costruire dei luoghi che vengono messi a reddito e poi finiscono dentro un fondo immobiliare, siamo a costruire invece dei luoghi che Jihua Group gestirà, dai quali otterrà delle redditività che si terrà lei all'interno della sua azienda. È un po' come costruire delle fabbriche dove qualcuno poi produce delle macchine o dei macchinari. Non siamo davanti a un classico esempio del real estate moderno, siamo davanti a un'azienda industriale, perché questo è il gruppo Jihua, Xingxin Jihua, che continua nella sua mentalità imprenditoriale di essere operatore. Ci dice qualcosa sul format innovativo che state costruendo, che state elaborando? Ma il format è abbastanza semplice, costruire in Cina 35 luoghi dove il consumatore cinese può recarsi, non solo per una giornata, ma volendo anche fermarsi per 2 o 3 giorni con un albergo all'interno e dove divertirsi. Una delle parti del divertimento sarà anche quella di comprare molti marchi non presenti sul mercato cinese. Sono dei luoghi accessibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto è accessibile a tutti i cinesi. Non c'è bisogno di venire in Europa per comprare l'artigianato italiano, non c'è bisogno di andare alle Hawaii per fare surf, non c'è bisogno di andare sulle Alpi o negli Stati Uniti per sciare o di prendere un aeroplano per fare del paracadutismo. Si può fare tutto in un Jihua Park. Quindi avete presentato oggi anche una piattaforma destinata ai marchi italiani e non solo, è corretto? Certamente, se io voglio dare questa possibilità al consumatore cinese di trovare dei marchi della piccola e media impresa italiana, dell'artigianato italiano, devo mettere nella condizione quell'artigianato italiano di poter venire comodamente, di poter venire senza investimenti. E questo Jihua sta facendo e questo Jihua fa. Per quanto riguarda invece una sorta di roadmap sulle aperture, sappiamo che sono già state posate le prime pietre di 2 destination center. Ci può dare qualche altro dettaglio? Allora, le prime 2 aperture sono a Changchun e a Chongqing, 2 importanti città della Cina di seconda e terza fascia. Avverranno le aperture sicuramente nel 2015, così come nel 2015 avremo un'altra apertura a Nanchino, invece l'antica capitale della Cina. Da lì in avanti tutti gli anni 4 aperture, 2 nel primo semestre e 2 nel secondo. Quindi tutto a regime per il 2020? Sì, probabilmente anche prima se ce la facciamo.